Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Eccoci con God of War Ragnarok, altra puntata della nostra avventura con Kratos e Atreus. Siamo giunti alla città dei nani e adesso stiamo esplorando per cercare di trovare, diciamo così, di andare avanti nell'esplorare. Praticamente abbiamo raggiunto le miniere sulla mappa di Durlin. Se Tyr si trova qui, deve essere rinchiuso al loro interno, quindi dovrebbe essere in queste miniere qua. Prima di cominciare, ragazzi, come al solito, rinnovo a tutti quanti, a tutti voi che mi seguite, che mi vedete, l'invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace al video e anche a condividere il video se vi fa piacere con qualsiasi piattaforma lo vogliate. Sono dei gesti assolutamente gratuiti che non costano nessun impegno da parte vostra, ma che per me sono di grande aiuto, di grande importanza. Mi aiutate a crescere, mi sostenete e quant'altro. Detto ciò, possiamo partire. Allora, questo l'avevo fatto anche l'altra volta, ma infatti c'è la cassa aperta. Quindi qua diciamo che non possiamo, cioè dobbiamo arrivare in basso di là, ma dovremo fare tutto il giro, presumo, quindi li vedo. Ma da qua non riesco a prenderlo. Quindi direi che dobbiamo passare da qua, da questo pertugio. Dunque, ho sentito una certa parola prima. È solo una parola, ho sentito di peggio da... Non è la parola in sé. Hai perso il controllo. Stavamo cadendo, eravamo in aria. Pensavo saremmo morti. Avresti voluto che quella fosse la tua ultima parola? No. Nei momenti di crisi, il panico non serve. Controllalo. Usalo a tuo favore. Miniere di Jarsmida. Vabbè. Le miniere di Jarsmida. Volevo dare una rapida occhiata alla mappa, ragazzi, giusto per... allora, noi siamo qua praticamente adesso, sì, perché eravamo su questa montagna qua, poi ci siamo cappottati con... siamo arrivati qua con la... con la specie di funivie, chiamiamola, sulle rotaie lì. E qua, sì, avevamo praticamente fatto quasi tutto, almeno credo, e adesso dobbiamo andare qua. Ok, quindi direi che stiamo procedendo nella direzione giusta. Andiamo giù. Andiamo giù. Non capisco Atreus come faccia a scendere, vabbè. Meglio non scoprirlo, perché... Chiaro, guarda per te. Dei binari devono condurre nella miniera. Dovremmo superare questo carico. Quindi... Allora, di qua forse c'è qualcosa all'interno, non lo so. Però non mi dà nulla, quindi... Credo ci sia un meccanismo da attivare da qualche altra parte. Lì c'è dell'acqua. Sembra che l'acqua alimenti la gru che tiene sollevato il carico. Quindi dobbiamo fermare l'acqua. Pensi che congelandola l'acqua si fermerebbe? Vedi che è intelligente, nostro fratello. Ehi, hai fermato il flusso d'acqua in quel trogolo. Ci siamo, attraversiamo. E vai. Ok. Ottimo. Però riprendiamoci l'ascia adesso. C'è un braciere a sinistra della cassa. Forse puoi accenderlo? Ma io accenderei anche, però...
Io volevo recuperare quella cassa, ragazzi. Ma... Volevo recuperare quella cassa, ma non si può. Almeno, non mi sembra. Ho capito, ma dov'è che devo accendere? Scusate, sono quelle là in fondo, io. O sono Rinco io? È questo quello che accendo. No, ma allora se me lo dà qua vuol dire che si può accendere. Scommetto che ce ne sono altri qui vicino. Troviamoli. L'altro è qua. E poi di qua dovrei andare sull'altro, sì. Ok, ci siamo, ce l'ho. Bene. Leggiamo anche qua, già che ci siamo, tanto. Ma cooperativa è tra virgolette. Cooperativa mineraria di Asgard Svartalfheim. Sebbene non sia io ad aver coniato questa curiosa combinazione di parole, non si può far altro che rispettare il linguaggio puro e privo di emozioni che copre decenni di massacri e oppressione. Vabbè, ne prendiamo atto e va bene così. Allora, adesso direi che possiamo aprire il forziere che c'è su. No, ne manca due, ne ho accesi tre. Quale mi manca? Beh, allora quello lì. No, aspetta, scusate, ragazzi, non l'ho acceso. Devo. Va l'acqua sopra, devo di nuovo congelare. Sorry. Ok. Adesso è sbloccato, ci siamo. La mela. Idul. Beh, direi che possiamo andare avanti, allora. Man mano che i nani scavavano sempre più a fondo, l'acqua si abbassava. Chissà che aspetto aveva prima degli scavi. Ma chi può dirlo? Comunque, dai, adesso... questo non lo possiamo usare. Non so cosa dire. Se mi aiuti potrò salire lassù. Ma dove? Ma io perché non lo vedo mai quando parla? Ma lassù dove, Atreus? Dove sei? Ah, sei qua. Ma ti imboschi sempre. Bene, vado a cercare una visuale migliore. Padre, c'è un cancello quassù che porta all'entrata della miniera. Prova a salire, mi serve una mano per sollevarlo. Sì. Oh, andiamo, puoi saltare. Le tue ginocchia non sono mica così male. Atreus. Riesci a congelarla? Sì,
Sì, no, volevo solo capire se c'era prima qualcosa, infatti, da prendere, così poi ce ne andiamo di là e basta, ok. Ma dove devo tirarla? Là in alto? Scusate ragazzi, ma... Non ho capito cosa devo congelare, cioè. Questo? Forse sì. C'eri quasi. Riprova. Ah, ok, quindi devo tirarlo lì. Spero tu riesca a saltare. Hai preso per impedito, cioè. Qua dobbiamo congelare l'altra. Quello andava bene così com'era. È un altro di quei trogoli di legno. Mi chiedo come i nani abbiano pensato a cose del genere. È colpa del grande motivatore, la comodità. Perché faticare quando puoi far lavorare per te quegli affari bagnati? Spero che ci sia Tyr. Atreus, solo informazioni. Lo so, non trattarmi come se volessi scatenare una guerra. Però non lo stai negando. Fratelli, possiamo lasciar perdere per adesso? Devo salire? Ma sì. Devo salire, devo andare, devo congelare. Che non me la dai? Solleva dal tuo lato. Io farò lo stesso. Solleviamo. È più pesante del previsto. Ah, no. Grazie. Proseguiamo. Un attimo, eh. Un attimo che c'ho da guardare qua. No, qua non... Qua è bloccato, non possiamo andare.
Di qua era dove era lui, ma se scendo giù devo andare a prendere. C'è il forziere lì, ragazzi, quindi. Perché lasciarlo qua? È un peccato, direi. No, di qua sì, c'è qualcosa ancora da. Qui era dove era Atreus, ok, possiamo salire e proseguire, direi. Adesso bisogna deviare l'acqua di là probabilmente, eh? Però devo agganciarla dall'altro lato. Sembra l'ingresso della miniera di Durlin. Qua mi sa che no, c'è il nano. Questo qua ci aspetta sempre dove. Ho altro per voi. Sindri! Che cos'è? Visto che al momento non avete nessuna fonte di luce, scusate, e non potete vedere quali orrori si annidano nel buio, queste vi aiuteranno. Ok, ora tornate alla vostra esplorazione. Grazie, Sindri. Ehi, ma che vuoi dire con quali orrori si annidano? È sparito. Allora, ah, ecco, mi sembrava strano che. È aggrappato al muro, dobbiamo batterlo. Così si fa. L'altro è morto e è scappato via. È scappato via, cioè con degli altri. Sti lucertoloni maledetti. Schiappa! Ancora. Ma basta, per favore. Non scherziamo. Ce n'è ancora uno. Sotto controllo, guarda. Entriamo. Magari ci arriviamo di qua, non lo so. Ci siamo, credo. Questa è la miniera. Questi sono ancora bloccati. Interessante. Tuttavia non abbiamo l'attrezzatura necessaria per ora. Come immaginavo. Occhio! E come mi ricordavo. I brutti fratelli. Sì, sono. Beh, sembra che l'ingresso ufficiale della miniera sia bloccato. Deve esserci un'altra entrata. Sì. Potremmo entrare da qui? Ci dà niente con questi scarafaggi. Vabbè, dai, entriamo di qua. Di qua. Bello, non è un vicolo cieco. Su, vediamo dove ci porta. Dove c'è sti maledetti. Ma da dove arrivano? Da qualsiasi parte arrivano, sono rompiscatole. Quindi
Alfa! L'odore è quello di una miniera, non c'è dubbio. Penso di sentire anche l'acqua. Piano, Atreus. Sta attento e pronto. Penso di aver capito da dove vengono quegli abietti. Ti accerchieranno in fretta. Sta vicino. Eccolo, amico Fritz. Maledetto. Porca miseria. Un altro abietto a sinistra. Alla tua destra. Dietro a sinistra. A destra! No, ho sbagliato. Non volevo attivare la furia di Sparta, vabbè. Ho sbagliato. È morta. Ora occupiamoci di tutti gli altri. Sono finiti. Che schifo. L'odore di quei cosi è nauseabondo. Pura conseguenza per averli disturbati. Proseguiamo. Calmati. Schiappa. Ma perché dici schiappa? È una schiappa. Potremmo usare questa barca per arrivare più all'interno. Stai calmo. Vediamo. Un attimo e facciamo tutto. A me non mi piace la gente che spinge così, Stai calmo e vediamo. In altri modi. Lì da dove siamo arrivati, ok. Volevo vedere. Qua c'è qualcosa, ma non so come arrivarci, ragazzi. Non vedo pertugi o altre cose, quindi. Prendiamo sta barca, vediamo. Scusa, so che avevi detto di non farlo, ma non riesco a smettere di pensarci. Passiamo tutta la vita a combattere. Non capisco perché non possiamo farlo insieme a Tyr. Non lo conosciamo. Abbiamo visto gli altari. È un capo. Ha tenuto testa a Odino come nessun altro. Se l'ha fatto prima, perché non dovrebbe rifarlo ora? Le visioni del passato non raccontano tutta la storia. C'è una porta. Non appena saremo scesi da qui, cercheremo Tyr. Deve essere vicino. Mi sembra che tu sia arrabbiato con me o qualcosa di simile. Da quando siamo arrivati a Svartalfheim hai criticato ogni mia mossa. Se non pensi che possa guidarci, basta dirlo. Non metto in dubbio la tua competenza. Ok, ma cosa vorrebbe dire? Pensa al tuo scopo. Wow.
enorme. Ci avranno messo secoli a costruirlo. Sì, ma cosa facciamo? Giriamo così con sta barchetta. Un'altra porta. Dobbiamo controllarla. Le istruzioni di Durlin non dicono quale. No, da qui facciamo da soli. La tua domanda di prima, sul mio scopo. Voglio aiutare il dio della guerra a fermare Odino. E ciò significa liberarlo dalla prigione in cui si trova ora. Tenetevi forti, amici. Sindri? No. E fate attenzione a uscire da lì. Un piede alla volta. Ci sono chiodi arrugginiti ovunque. Ma non ho capito. Hai visto tracce di Tyr? Come se volessi attraversare questo labirinto di fogne. No, sono sicuro che le troverete da voi. Non so, l'acqua sembra trasparente qui. Esatto, sembra. Questo qua lo troviamo sempre davanti a noi, perché non... cioè... Ecco cosa avevamo dimenticato. Noi dobbiamo fare tutta la fatica per... Scegli pure. Cioè. Allora, cosa abbiamo? Qua c'è il pomo... Pomolo fortunato di Haur. Ma io... qua non possiamo fare niente. Io non ho capito, ma come faccio a salire di livello? Io sono sempre livello 1. Non lo so, francamente. Vabbè, le lame del caos le possiamo potenziare. Il fuoco è un disinfettante, per cui sono molto igieniche. Poi ci abbiamo l'impugnatura, questo... No, 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 no. No. Gli scudi, non credo che possiamo... Sì, questo lo potremmo potenziare, però io non lo sto usando lo scudo, ragazzi, quindi... Sinceramente... A questo punto qua potenziamo la mazza furiosa, perché... Sì. E infatti vado a livello 2 adesso. Ok. Per le armature... Cercavi qualcosa? Non la possiamo potenziare. Però perdo in... no, qua non... meglio no. È meglio non... questi... però mi cala la difesa. Sono quelli che ho, sì. Allora, io potenzierei quelli che ho. Questa volta non macchiarla di sangue, eh? Poi, Kratos? I fianchi, vediamo se possiamo fare qualcosa anche qua. Sì. E le altre... Ok. A pennello. Direi che siamo a posto per adesso, credo. Tu scegli, io creo. Diamogli i manufatti. Poveretti. Tanto. Combattere gli Aesir è un compito ingrato. Oggetti speciali. Ma, sta qua. Pietra della risurrezione, vabbè. No, lasciamo stare. Siamo a posto. Mi raccomando. Direi che per ora ci siamo. Adesso secondo me dobbiamo fare tutto il percorso a ritroso, mi sa. Quello che abbiamo visto... dalla barca, secondo me, se tanto mi dà tanto. Qua dobbiamo solo. Guarda, c'è una porta dall'altra parte. Tyr potrebbe essere lì. Dobbiamo sollevare. Chiun?
Chiunque l'ha scritto aveva occhio per i dettagli. Cioè, veduta della stanza segreta, non so che dire, non tutto c'era una storia intrigante. A volte la gente etichetta le cose per quello che sono. Vabbè, quindi non lo so. Allora, qua cosa bisogna fare, ragazzi? Non lo so. Bisogna tirar su quella. Ok. Bisogna tirar su quella gru. L'acqua è bloccata. Alla fine hai sbloccato il flusso, fratello. Però. Che si fa ora? Non è sufficiente. Ci sarà un modo per girare la ruota, no? È quello che sto cercando, con l'acqua, ma... proviamo a ghiacciarla. Non proprio. Bocca lì dove hai congelato quel trogolo. Ci sarà utile. Ah, ok. Quindi devo congelarlo lì. Ecco qua. Ha funzionato. Raggiungiamo la porta. Io scasso sempre tutto, ragazzi. Mi spiace, ma... Tyr? Beh, di sicuro questo non è il posto in cui si trova Tyr. Deve essere qui da qualche parte. La miniera è enorme. Atreus, perché vorresti fermare Odino? Parli come se conoscessi il suo piano. Non lo conosco. Ecco perché siamo... Fratelli... Con il Fimbulwinter in corso e il Ragnarok in arrivo, Odino sarà disperato. Qualsiasi cosa voglia fare, di sicuro non gioverà a nessun altro, se non a lui stesso. Esatto. Te lo dici te? Schiappa. Schiappa. Vabbè, io direi di passare. Ma sì, infatti, il percorso che abbiamo visto con la barchetta... C'è una porta. Dobbiamo rifarlo. Forse è quella giusta. Chi è? Salve. Dietro di te! Occhio! Vediamo cosa dice. Qualche novità? Dipende. Collaborazione. Abbiamo costruito questo regno con le nostre mani. Maniche. Naniche, scusate.
L'abbiamo rinforzato con i nostri muscoli naniche, l'abbiamo innovato con le nostre menti naniche, ma finalmente non saremo più soli. Abbiamo scoperto di condividere la forza e l'ingegno con gli Aesir di Asgard. Ora i fabbri naniche lavoreranno fianco a fianco con i soldati e gli ingegneri Aesir. Ora la schiena degli Aesir si farà carico di una parte del peso sopportato dai compagni nani, affinché il carico sia più leggero per tutti. Sono stati i nani a rendere Svartalfheim ciò che è diventato, ma insieme gli Aesir possiamo renderlo. Come si fa a girare pagina? Vabbè, non. Ne valeva la pena. Qua non si vede nulla. Arrivo, eh. A me rompere ancora un po' di casse. Non per scoraggiarti, ma è una miniera dopo tutto. Mimir, questo è scoraggiante. Eh beh, d'altronde. Se no che miniera è? Avete visto là? Cosa? Questi dietro ci sarà un esplosivo, se è come l'altro. C'è una porta rotta a sinistra, dietro la gru. Tyr avrà provato a fuggire. Dovremmo controllare. Non so se si bisogna andare davanti o. Straordinario! L'acqua che trabocca alimenta la gru. Astuto. Però io di là posso passare. Io volevo vedere un attimo qua cosa c'era. E poi torno giù. Viene dietro Atreus. Ah, qua c'è solo da prendere. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto aprire la porta? Non lo so. Qualcosa abbiamo fatto. Così dovrebbe restare alimentato del tutto. Ci siamo. Quindi era giusto così. Quindi era giusto così. Essere un'idea. Ecco, forza, solleviamo l'elevatore. Tyr non è lontano. Sì, ma se io sollevo l'elevatore ci devo essere dentro prima di sollevarlo, se no. Oh no! Se no va da solo. Questo anche giù. Non è fattibile così, ragazzi. Adesso sì, ho perso un po' di tempo. Abbiate pazienza.
Nuovo esercizio. Pensate a come si deve sentire Tyr rinchiuso in questa miniera. Se fossi imprigionato da Odino e poi mi liberassero, Odino sarebbe in cima alla mia lista. Ma mi basterebbe prendere a pugni qualsiasi cosa, o chiunque, anche solo per sapere se sono ancora capace. Mi sembra troppo fissato con sto Tyr, questo film, come lo chiama lì. Ma non lo so. Tyr? Tyr. Wow, che è successo qui? Qua già la cosa non mi piace, perché sembra che sia passata una bestia di quelle. Un altro abietto, abbietti! E basta. C'entra! Quei cosi non erano Tyr. Diamo un'occhiata. Questo nano non ce l'ha fatta. Quello è un cimelio. Cimelio, ok. Attiva con L1 più. La schermata armi. Ok, allora, cimelio. I cimeli vengono inseriti qui. Puoi trovarli in giro per il mondo e produrli nei negozi dei nani. Talismano di Main. Conferisce un bonus al danno da mischia per un breve tempo. I potenziamenti aumentano l'effetto totale che è 120 secondi. Ok. Cimelio, ottengo attiva l'abilità con L1 più cerchio. E io lo potenzi pure, ma no. Vediamo che lo potevo potenziare, infatti. Vabbè. Non fa male. Chi è? Chi c'è? Ma porco cane. Questi qua che vomitano con una roba. A sinistra, fratello! Dietro di te! Occhio! Schiappa! Schiappa, sì. Ancora. Ce n'è ancora qualcuno, ecco, in testa mi è caduto. Tua. Maledetto. Sento una brezza. Forse potremmo uscire se proseguiamo. È il modo questo di trattare gli ospiti che vengono a visitare le miniere, secondo voi? Cioè, scusate. Non si trattano così gli ospiti, Allora, usciamo da dove c'era il nano incastrato. Che posti angusti, ragazzi. Un'altra stanza vuota. Fratellino, forse dovremmo... No, non dirlo nemmeno. Lo troveremo. Là, dall'altra parte della caverna c'è una porta. Andiamo. Schiappa, schiappa.
E non ho capito cosa ci faccio con quel che mi sfugge. Non è che Atreus che deve spararsi, infatti, la schiappa, appunto. Scusate, ragazzi. A volte sono un po' rinco. Ci troviamo sopra al punto in cui siamo scesi dalla barca. Questa miniera è un'enorme spirale. Infatti, dobbiamo fare tutto sto giro. Vabbè, perlomeno qua possiamo tornare indietro. Ah sì, lì c'è la parte dove siamo saltati prima, ok. Chiaro, per capire dov'ero, più che altro. E di qua dove si va? Da nessuna parte, no, come no. Una statua. Non è solo una statua. Quel volto di pietra dominava l'entrata del mulino cosmico costruito da Durin il Generoso. Questa è una porta dove si può uscire, però io non capisco se devi andare di là o di qua. Un'altra tana di droga. Oi là! Vai a fuoco, Kratos! Passerà! Wow! Quello ha fatto male! Droga a sinistra! Aia. State calmi, eh. No, non ho più. Questa era una tana di... L'altra l'avevamo presa in quella torre quando eravamo andati a spegnere gli impianti. Vabbè. Vabbè, quindi qualcosa abbiamo guadagnato, diciamo, dai. Ne è valsa la pena, ragazzi, dai. Pronto a questo. Un altro vicolo cieco. Dove può essere? Atreus, questa miniera è abbandonata. Allora, vediamo un po'.
pomolo di gel, del gelo fortificato. Aspetta, no. Vabbè, ci può andare bene questo qua. Nave del caos, non abbiamo niente. È improbabile. Tira è qui, lo so. Le indicazioni di Durlin si fermavano all'entrata. Dobbiamo cercare finché non lo troviamo. Hai detto che mi avresti seguito. Beh, io dico di continuare a cercare, quindi dacci un taglio. Fa attenzione. Ti seguirò, ma ti dico ciò che vedo. Puoi non essere d'accordo con me, ma non ti rivolgerai mai più a me in questo modo. Intesi? Sì, signore. È scostumato sto ragazzo, cioè. Di qua non si va, quindi dobbiamo tornare indietro di là. No, sì, scusate. E andare avanti di qua, tirando la catenella. Che è successo? Perché non funziona? La catena è bloccata. Da cosa? Ah, ok. Schiappa. Dovrebbe andare ora. Schiappa, schiappa. Quando vuoi. Un'altra porta. Deve essere questa. Lo vedremo. Sembra che prima dovremo raggiungerla. Qual è quella in alto lì? Abbiamo già usato l'acqua per muovere le ruote. Proviamoci. Credo che bisogna salire qua. Arrampicati e cerca un altro modo. C'è una manovella qui. Atreus, un altro esercizio mentale. Un uomo che passa la vita a combattere come Tyr può avere il desiderio di mettersi alla prova. La prova lascia una scia di distruzione. E se la scia di distruzione fosse un bel po' di cattivi? Perché preoccuparsene? Sei forte e hai fatto la cosa giusta. La guerra non misura la forza di un uomo. Spero che un giorno lo capirai. No! Almeno per questa parte, poi. Forse ci siamo. Quindi abbiamo portato quella giù. Proviamo qua. Ok, era più facile del previsto, vabbè. Ragazzi miei, io... Ci siamo quasi. Quindi bisogna tirargliele in corrispondenza dei... sì, adesso tira. Forse possiamo far muovere di nuovo la piattaforma. Ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo alla porta. Forse ci siamo. C'è qualcuno o qualcosa. Lo sentite, fratelli? Penso proprio che non siamo soli. Occhi e orecchie bene aperti. C'è qualcosa. Veniva da qui. C'è un passaggio che conduce fuori. Dai, andiamo. Ci togliamo il dente. Atreus, le mie parole ti irritano. Va bene, ho capito. Fratelli, aspettate.
C'è una luce accesa là. Ehi, forse ci siamo. Quella porta è sbarrata. Deve esserci qualcosa dentro. Una porta simile non protegge certo le lenzuola di ricambio. So cosa dobbiamo fare. C'era un mostraccio dentro da... Già. E questi chi sono? Attacchi Bifrost. Gli Enhar possono infliggere Bifrost. Sulla barra della salute il Bifrost guarisce nel tempo, ma i colpi successivi possono farlo esplodere, infliggendo danni aggiuntivi. A sinistra, fratello! Un altro Aenerir, a sinistra! Dietro di te! Un altro Aenerir, a basta questi Aenerir, dov'è? Dietro di te! Occhio! Sapete che siete maleducati, eh? Io ve lo dico, eh. Perché non si accolgono gli ospiti così, ragazzi, eh. Non ci vogliono lì dentro. Deve essere questa. Torniamo al lavoro. Ci riproviamo. E chi c'è? Mamma mia, no. Non oso immaginare chi c'è qua dietro. No, c'è Thor. Tyr! Scusate. Quale artificio è questo, Odino? A che gioco stai giocando con me ora? Non siamo con Odino. Noi siamo i buoni. Questo è il dio della guerra. Quelle lame. So chi sei. Assassino degli dei. Sei qui per uccidere me ora. No, per liberarti. Stammi lontano. Fratello, lascia che provi io. Tyr, Tyr. Senti, tu mi riconosci, vero? Voi avete ucciso Mimir. No, 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 no. Noi l'abbiamo rianimato. Voi state lontano da me. Siete dei mostri. Fermati. Lui ci serve. Non so che correre dietro adesso sto qua. A sinistra, fratello!
A sinistra! Mamma mia, sti qua che rompiscatole però, Adesso li ho persi, devo... sbagliato io. Aspetta, siamo amici. Ti prego. Mi sento. Ascoltaci. Vogliamo solo aiutarti. Atreus. Atreus. Di qua. Bloccalo. Sto per prenderne un bel po', vero? Dietro di te, in arrivo! Ma quanti siete? A destra! Aia, no, questi non li ho visti. Stavolta non ho fatto in tempo. Basta, mamma mia. Che rompiscato. Era l'ultimo. Speriamo che era l'ultimo. Cos'è? Non posso... Io non posso fargli nulla, secondo me. Tir, va tutto bene. Andrà tutto bene. Mazza, è trammato. Siamo qui per aiutarti. Voglio che mi lasciate in pace. Tir, ascolta, non ti vogliamo fare del male. Vogliamo farti Andatevene uscire via, e prego. Portarti in salvo lontano da Odino. Abbiate pietà. Questo è mio padre. Aiutiamo la gente. Io non dovrei stare qui. Vi prego, è peggio quando si arrabbia. Padre! Quando si arrabbia? Non sei forse un guerriero? Non sei un condottiero? Torna in te! Mio figlio ci ha portato in questo posto. Perché? Guardalo! Tu? Perché mai? Neanche mi conosci. Conosco la tua storia. Hai aiutato i giganti. Noi ricambiamo il favore. Noi? Noi ce ne andiamo. Tu vieni con noi. E Kratos già è grosso, Tieni. La tua statua nel lago aveva la lancia. Pensavo che ti servisse... Un bastone? No. Pensiero gentile, ma no. Grazie tanto, no. Ma... Va bene.
Io sono scappato perché non sempre so che cosa è reale. Certe volte c'è un... Non ti devi vergognare, fratello. Viviamo in tempi molto strani. Anche voi lo sentite parlare? Dobbiamo tornare a casa. Hai sentito? C'è dell'aria che viene da là. Forse siamo vicini a un'uscita. Posso chiamarlo? Io sono Kratos. Conosci Jan. E lui è mio padre, Kratos. Il figlio di uno spartano parla a nome degli Jotnar. Mia madre era l'ultima gigante di Midgard. Laufey? Laufey. Ricordo quel nome. Anche lei voleva aiutare le persone. Mi dispiace. Scasso tutto, ragazzi. Dove si va? Io voglio salire di qua, però. Arrivo, eh. Dovremmo quasi essere... Eh sì, qua forse da dove si... Da dove siamo entrati? Stai bene. Sono molto più forti quando sì. Si sta in piedi. Ci penso io. È il minimo che possa fare. Wow! Si sale. Perché rischiare l'ira di Odino liberandomi? Beh, sta arrivando il Ragnarok. Speravo lo sapessi. Pensavamo volessi aiutare. Voi mi avete liberato per una guerra. No! Dunque, Tyr... È bello vederti di nuovo dal vivo. Mimir, cosa ti è accaduto? Ho seguito le tue orme. Tradimento, prigionia infinita, esecrabile tortura per mano del padre di tutti. Non meritavi un trattamento così. E tu sì? Però ti dirò, la mia vista era meglio della tua. Lo abbiamo trovato in cima a una montagna avvolto dalle radici degli alberi. L'unico modo per liberarlo era... beh, quello. Estremamente piacevole per tutti quanti. Ah! Stai bene? La luce è passata così tanto tempo. C'è un affioramento roccioso più avanti. L'ombra ti farà stare meglio. Andiamo. Bersand. Ragnarok sta arrivando. Quindi Baldur... Baldur è morto. Odino lo mandò a inseguire un gigante a Midgard. E lui trovò Kratos. Io avevo promesso di portare questi due sulla vetta più alta dei regni se mi avessero tagliato la testa e convinto Freya a rianimarla. Mimì, racconta di Baldur. Ci stavo arrivando. Non ci sono state solo le uccisioni. Ehi, siamo tornati alle terre umide. Vabbè ragazzi, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. È durato abbastanza, direi, però perlomeno ci siamo esplorati e fatti tutta una parte delle miniere, perlomeno. Dell'avventura. E prima di lasciarci, come al solito, rinnovo a tutti quanti l'invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace al video e anche a condividere il video se vi fa piacere. Sono gesti assolutamente gratuiti, non hanno nessun impegno, nessun costo da parte vostra, ma che per me sono importanti, mi supportate nella serie e mi aiutate a crescere. Che altro dire? Grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo.